a tutti, io sono Miri e benvenuti nel mio canale. Qui potete trovare video dedicati principalmente alla moda curvy plus size, con video haul, video consigli, video styling e, come quello di oggi, un video per la rubrica sorteggiato abbinato. In questo caso ho selezionato dal mio armadio dei capi che sorteggerò con un'app random per sorteggiare i numeri, tiro fuori un capo appunto da questi che ho selezionato e su quel capo lì ci costruisco un outfit e vi spiego qual è un po' il mio processo per mettere insieme un po' il tutto. Il video di oggi è dedicato di nuovo al vintage. Avevo già fatto un sorteggiato abbinato quest'estate appunto con i pezzi vintage che erano nel mio armadio per outfit diciamo estivi barra mezza stagione. Ho deciso di rifarlo per outfit invernali barra mezza stagione, per cui ho tirato fuori dal mio armadio tutti i miei capi vintage. In realtà ho tirato fuori anche le camicette e le cose più estive, ma può essere che quelle, se saltano fuori, poi non le utilizzo, perché appunto la mia idea è di fare degli outfit indossabili adesso. Per cui magari se viene fuori la camicetta carina che riesco a stratificare, magari la uso, se viene fuori il top magari non riesco a utilizzarlo, però vediamo insomma. Quindi ho tirato fuori tutti i miei cappotti, i miei maglioni, ho tipo solo due abiti, perché in realtà trovare abiti e soprattutto pantaloni della mia taglia nei capi in abbigliamento vintage è praticamente impossibile, per cui insomma ho tirato fuori quello che ho. Ne tirerò fuori tipo 4-5, poi vediamo quanti outfit riesco a fare. Vi lascio nell'info box quello che avevo già fatto appunto per gli outfit estivi. Se questo genere di video vi piace e volete vedere altri generi di abbinato sorteggiato, magari dedicato a una occasione particolare, tipo avevo fatto anche quello dedicato agli outfit natalizi o boh, non lo so, insomma, altre occasioni particolari, e avete qualche suggerimento, qualche idea da lasciarmi, scrivetelo pure nei commenti che ci do un occhio, poi magari ci penso su. Ok, quindi conto i pezzi che ho: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, già ne troviamo fuori meno. Allora, vediamo dalla lista dal numero 1 al numero 39, no, non 30, 39, estrai, numero estratto 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ah, peraltro. Allora, questa camicia che è una new entry, cioè abbastanza recente, un acquisto abbastanza recente. Questa l'ho presa su Vinted e mi piace tantissimo perché ha questi dettagli di polsini. Ve l'ho fatta vedere di recente, tra l'altro, questo dettaglio dei polsini e nel collo. Qua di sicuro riusciamo a farci un bel look, nel senso che comunque ci sta. Magari vedo se metterci sopra qualcosa. Il mio scopo poi è di utilizzare il più possibile capi vintage, per cui magari se decido di metterci su un maglione o una giacca, magari cerco di raccattare su da quest'arella, o anche qualche accessorio, tipo un paio di scarpe e qualche cintura, qualche borsa, magari vedo se tira fuori anche quella, però intanto metto da parte questo. Ok, cominciamo con la camicia che ho indossato. Ho anche legato i capelli così sono più comoda nel provare le cose. Questa camicia è in poliestere, ma è un bel poliestere, però è leggerina, per cui se dovessi indossarla da sola d'inverno avrei freddo così. Ho pensato a metterci su qualcosa, tipo ad esempio questo cardigan, che secondo me con colori sarebbe perfetto. Questo l'ho preso da Humana, mi piace tantissimo, però a parte che penso che faccia un po' vecchio. Però la parte bella di questa camicia è, oltre ai polsini, insomma, e al colletto fatto in questo modo un po' particolare, è anche proprio questo dettaglio dello spallone, per cui io questo lo tengo in realtà da parte, perché può essere che poi decida di tirarlo fuori, però per ora lo metto da parte e vediamo, insomma. Eventualmente, se volessi mettere qualcosa sotto da tenere più caldo, metterei ad esempio la maglietta nera che avevo nell'introduzione, che è una semplice maglietta girocollo, per cui non si vedrebbe, maniche lunghe, per cui tiene caldo, cioè tiene caldo, tiene più caldo, e avrei uno strato in più, per cui quello potrebbe essere un'opzione. Ho pensato a tantissime opzioni per questa camicetta, quindi prima ho provato a pensare a un tono su tono. Io ho tirato fuori questi due rossi che ho nell'armadio. Questa è una gonna in velluto, però la gonna è troppo a base fredda rispetto alla camicia. E poi questi pantaloni che sono invece a base calda, secondo me stanno bene, anche se non è proprio lo stesso tono, comunque è in gradazione, però non so, c'è qualcosa che non mi convince al 100%, per cui
questo un no, questo è un in stand by un attimo. Poi ho pensato di variare un pochino colore, per cui di andare o su delle tonalità sempre simili, per cui con un bordeaux, però questo è un genere di, è un tipo un leggings di pelle, questo, che secondo me come colore ci potrebbe andare anche se è un pelino freddo, però è molto aderente e io questo lo uso proprio con robe lunghe, per cui devo capire un attimo se copre il cavallo, cioè come sta il cavallo, per cui anche qua sono un po' in forse. Questo è di uno shop che si chiama... Oppure passando dal bordeaux al viola, diciamo dal rosso al violaccia, per cui secondo me questo è un ottimo combinazione cromatica. Rosso e viola insieme mi piacciono tanto, anche nella loro variante un po' più scura, per cui questo potrebbe andare bene, questo è un pantalone sartoriale. Oppure cambiare proprio il colore, mi viene in mente magari il marrone, questo paio di pantaloni di velluto rigato sul marrone, un marrone abbastanza chiaro. Secondo me anche questo potrebbe essere carino con tutte le fibbia in dettagli dorati. Quindi io direi però di andare, sono più orientata su questo e su eventualmente questo, quindi provo queste due e vediamo come stanno. Ok, con questi leggings in realtà mi finiscono poco, questi sono un paio di... li ho mandati in un negozio che si chiama Sweet Angie Boutique, ma non mi convincono al 100%, non sono proprio convinta, per cui penso che andrò con i pantaloni un po' più sartoriali, vinaccia, con la camicia messa dentro. Decisamente così mi piace, molto semplice, camicia e pantalone, niente di troppo raffazzonato, cioè di troppo studiato, ma ci sta. Ora accessori, una cintura secondo me aiuterà di sicuro a rendere l'outfit un pochino più... studiato, o la sua cintura, questa è la cintura dei pantaloni in tessuto, oppure una cintura di pelle, questa di Ralph Lauren. Io in genere cerco sempre di cambiare la cintura dei pantaloni perché secondo me sta meglio, non vorrei però che abbassasse un pochino troppo la vita, perché il colore è uguale alla camicia, però i pantaloni non sono vita altissima, per cui secondo me c'è un po' il rischio, proviamo, che... Io l'ho messo giusto per capire un attimo. Sì, abbassa molto la vita, in realtà non mi fa impazzire, cioè mi piace il tocco dorato, comunque non è che si veda tantissimo, però penso che metterò la sua cintura, la cintura dei pantaloni. E poi per le scarpe in realtà sono abbastanza convinta, perché avrei un paio di stivaletti di questo colore, però sono molto sportivi, hanno la punta tonda, non mi fanno impazzire, andrebbero bene magari anche con la lunghezza del pantalone, però penso che opterò per un paio di scarpe col tacco di questo colore. Ecco qua, ho messo la cintura, ho messo le scarpe, queste sono di Globo. E, voglio provare un attimino giusto per... questo maglione, perché in realtà va benissimo anche con il colore dei pantaloni. E non credo che mi... cioè, secondo me invecchia un pochino il tutto. Ma no, in realtà ci potrebbe anche stare. Chiuso anche. Vediamo. Con una sola... con un solo bottone. No. In realtà ci sta, anche così secondo me molto carino. Avevo pensato di mettere anche un paio di orecchini artigianali, ma belli grandi, perché comunque l'outfit era abbastanza semplice, però con questo forse non proprio. Ma sì, dai, mettiamoli, questi sono bellissimi, sono in ceramica, fatti a mano, da Peppa Flaca. Sì, per ora lo preferisco senza, dai, quindi la chiudiamo senza golfino, anche se in realtà ci poteva stare anche con questo cardigan, che insomma era molto carino. Quindi rifacciamo dall'1 al 38, perché ho tolto quella là, 5, 1, 2, 3, 4, 5, vabbè, questo è uno dei miei pezzoni, quelli che più mi piace, più di cui sono più orgogliosa, è un cappotto di Fendi che ho comprato al Castello del Bel Gioioso, a Fiera del Vintage, Next Vintage. Vi lascio anche il link al video che avevo fatto del vlog quando l'ho comprato. È un cappotto bellissimo, un colore che adoro e molto molto bello, mi piace, quindi adesso
ci penso su un attimino a vedere cosa riusciamo a fare. Ok, allora, questo cappotto che è il mio tesoro, mi piace tantissimo, però ha un taglio a uovo praticamente, molto anni 80, proprio per il fatto che comunque è molto abbondante sopra. Io questo in genere tendo a metterlo con capi o corti o comunque aderenti, non con capi magari svolazzanti o lunghi. Per cui stavo pensando, guardando un pochino i pantaloni che avevo, di fare una cosa tono su tono con questi. Questi sono dei pantaloni sempre aderenti di Angie Fashion Boutique e sono anche questi un po' quelli con l'elastico, per cui io in genere questo genere di pantalone tendo a coprire la zona, insomma, non tenere scoperta la vita. Però vediamo, insomma, stavo pensando di abbinarlo al verde, perché comunque verde o viola è un abbinamento che a me piace tantissimo. Per cui provo ad abbinarlo al verde. Stavo pensando a una camicia di satin, che secondo me potrebbe essere carina, magari portata aperta con un top di pizzo sotto, in modo che anche questo, rimanendo un po' aperto, faccia vedere il colletto della camicia e il contrasto dei colori. Voilà, ho messo anche una cintura, perché comunque a me le camicie lasciate libere non è che mi facciano impazzire, adesso vi faccio anche vedere com'era, ma devo dire la verità, non mi piace. Non mi piace per niente. Questo pantalone sceglie un pochino troppo qui. Cioè, ci vuole qualcosa di più lungo per questo pantalone, secondo me. Anche perché tra l'altro la giacca rimane un pochino aperta qua, per cui è proprio la parte che si vedrebbe di più. Quindi c'è da ripensarci. Rimaniamo sempre nello stesso famiglia di colori, quindi verde e viola, perché mi piace molto fare tonalità di verde e tonalità di viola, però provo con questo maxi dress di Shein. Vediamo se la lunghezza funziona con il cappotto, anche se potrebbe essere un po' lunghino, però se sì, in teoria, per diciamo come piace a me, in teoria dovrebbe essere un pochino più corto, ma funziona, anche perché adesso ci andiamo a mettere una cintura, e quindi, perché questo cappotto si chiude praticamente solo così, quindi rimane mezzo aperto qua, però secondo me funziona. Collant colorati, volendo voi potreste fare nero con scarpa nera o anche marrone, secondo me potrebbe essere un'ottima alternativa. Io spesso l'abbino col marrone, però voglio tenere tutto con questi due colori, per cui metterò dei collant colorati e degli stivaletti. Però adesso guardiamo un attimo la cintura, adesso tolgo un attimo il cappotto e capiamo un attimo la cintura, perché qua una cintura secondo me ci vuole. Stiamo tono su tono, che così non spezziamo la figura, anche perché poi col cappotto comunque un po' si vede. Questa è un po' più freddo come verde, questo è praticamente perfetto, però a parte che non so più se mi va bene questa, perché forse mi è un pelo stretta adesso. No, ok, dai, si chiude. Ok, così lo accorciamo anche un pochino, tanto poi... così non mi dispiace, se devo dire la verità. E visto che so già che vorrò mettere degli stivaletti verdi, gli stivaletti verdi sono pitonati, sono molto, va bene, lasciamo lì, sono molto simili a questa. Questa è un po' più sottile con la fibbia dorata. Non so, dai, rimaniamo con l'altra, ma non so, sono scelte difficili. Anche se in realtà il maxi cinturone un po' con queste frappe dà un po' fastidio. Poi i collant. Potremmo fare verde, io provo questo verde militare, che non è che secondo me stia benissimo, ovvero è che poi a messi addosso non si vede così tanto, perché comunque diventano più rade. Oppure, come richiamare il cappotto con questo color melanzana. Io penso che andrò col melanzana. Ok. Decisamente mi piace di più, alla fine ho scelto quella più sottile. Mi piacciono molto queste calze, le calze sono di personal size, gli stivaletti sono di Deichmann, e sì, direi che comunque tutto questo mix mi piace molto come outfit. Poi proviamo il cappotto e vediamo. Ok, sì, arriva giusto giusto, in realtà non mi dispiace che si vede anche un pochino la cinta. Borsa e gioielli di nuovo, volendo potrei mettere degli orecchini piccolini, lascerei perdere anche la spilla, che io di genere ci metto, ma lasciamo perdere.
borsa e magari mettiamo su un cappello o qualcosa in testa. Allora, ho messo questa fascia in testa che è fatta a mano da Oompa Loompa Craft in velluto, che secondo me ci sta, e borsa. Opzione numero 1, questa in macramè con dentro un po' di, con dentro la parte aranciata, che potrebbe anche essere carino come stacco, di fatta a mano da Spicy Deisavo. Oppure questa, che richiama poi comunque tutto il cocco e la parte, cioè questa fantasia è comunque verde, di Simbono. Dai, continuiamo a fare il matchy matchy. Questa, look finito. Quindi rifacciamo dall'1 al 37. 1. Semplice. Oh, beh. Ah, cappottone. Anche questo è uno dei miei cappotti preferiti. Questo lo uso tantissimo. Questo l'ho preso da Humana Vintage. Molto, molto bello. Mi piace un sacco questo verde. Bellissimo. E avevo pensato addirittura di indossarlo con l'altra camicia poi che dovrò... cioè di utilizzarlo magari come il colletto, in modo che venga poi abbinato a questa giacca. Però mi piace l'idea di fare outfit divisi, per cui lo terrò per da solo. Allora, guardando questo cappotto, che comunque è un pochino lungo, un pochino corto di maniche, per cui devo stare attenta alla manica perché di sicuro si vedrà, anche se tendo poi comunque a allacciarlo tutto e quindi non si vede bene cosa ho sotto, però ha una linea da che in realtà slancia abbastanza la figura. Quello che mi viene in mente subito guardando questo cappotto è un paio di stivaletti che ho, che mi piacciono tantissimo. Questi qua non sono esattamente lo stesso verde, però poi staccati stanno bene. Questi sono degli stivaletti di Shein e quindi penso che proverò a fare questo abbinamento qui. Guardando nel mio armadio, diciamo, qualcosa che ho che potrebbe stare bene col verde, mi è saltato agli occhi un maglione di ModCloth che ha dei disegni con il verde e anche del fucsia, per cui penso che ci metterò sotto un paio di pantaloni fucsia. Adesso li mettiamo insieme ed ecco qua. Vabbè, i pantaloni lasciate perdere perché sono stropicciati, perché erano a stirare, non li ho stirati, va bene, facciamo finta che siano tutti belli lisci. Gli stivaletti, forse per i pantaloni sarebbero dovuti essere un po' più lunghi per gli stivaletti, ma non mi dispiace che li facciano vedere un bel po', cioè comunque che si vedano bene gli stivaletti. Adesso proviamo a mettere su la giacca e poi magari accessoriamo un pochino. Ora io non metterei cintura perché tanto con la giacca non è che si vede un granché, vedete che un pochino la si vede, però non mi dispiace. Questo è il cappotto e mi piace che si veda appunto comunque la zampa abbastanza larghina, che segue un po' la forma, però qui rimane un pochino più aderente. Il verde non è uguale, ma di nuovo non mi interessa perché secondo me comunque sta bene. Ora, visto che comunque questo è un outfit da fuori, accessori, quindi magari un cappello, un basco, vediamo che colori ho. La borsa verde, blu o fucsia, io andrei col fucsia. Facciamolo matchy matchy, che io adoro matchy matchy. E gioielli, vabbè, volendo potrei mettere un paio di orecchini, ma non metterei niente di troppo grosso perché col cappotto qui mi dà fastidio. E, oppure magari una spilla, che con i cappotti secondo me ci sta sempre bene. Ok, quindi spille, accessori in testa e borsa. E voilà! Alla fine ho scelto tutti gli accessori fucsia, che secondo me richiamano bene. Questa spilla è una spilla che ho comprato a Parigi in un mercatino vintage. Cappellino di Shein e borsa di Blanco. Borsa tracolla che io preferisco d'inverno, le borse a tracolla, perché così mi ingombrano meno con cappotto, è uno dei modelli che preferisco. Niente, questo è il mio look finito, mi piace tantissimo. Sotto, vabbè, il maglione di base è, cioè jeans e maglione, però ho cercato di farlo come anche gli altri look che cerco di fare con le giacche, che non sia semplicemente un jeans e jeans e maglione, ecco, di cercare di studiarli un po' più carini, in modo che appunto il protagonista sia il cappotto in un look che potrebbe essere molto carino, magari se dovete andare in giro tutto il giorno. Questo secondo me ci sta, mi piace molto. Poi dall'1 al 36, 27,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27. Ah, allora questa la, la scarto per il semplice fatto che era uscita già nel... beh, però potrei utilizzarla... perché era uscita nell'abbinato, quello che ho fatto a, a quest'estate. Però dai, la tengo fuori, perché magari se ci riesco a pensare possiamo provare a fare un outfit invernale o comunque da utilizzare adesso. Perché comunque ha un bel colletto, quindi magari messa con un cardigan o comunque qualcosa di un po' più pesante da utilizzare ora. Dai, ci provo. Quindi da 36 a 35, 19. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, un altro cappotto, giusto perché è roba invernale. Questo, anche questo mi piace molto. Questo l'ho preso su Vinted, di nuovo, ho pagato una fischiata. Per questa getto la spugna. Pensavo che sarebbe stata bene sotto magari a qualcos'altro. Il problema è che è abbastanza scollata, cioè il giro collo è abbastanza lungo. Per cui sotto ad altre... sotto dei maglioncini non ci sta, quindi niente, per questo ho già fatto la spugna, questa la metto solo d'estate e non cerco di utilizzarla anche d'inverno, perché sennò l'alternativa era mettere un cardigan, però già questa è una camicia abbastanza da nonna, passatemi il termine, metterci anche un cardiganino sopra fa molto proprio tanto nonna secondo me, per cui questa camicia va svecchiata e così non si svecchierebbe, per cui niente, la teniamo per l'estate, via. Poi questa giacca che mi piace tantissimo ha però il problema tra virgolette che non ha la chiusura, cioè è una giacca a scialle, per cui con la chiusura, cioè con l'apertura così, però rimane aperta, per cui io questa in genere la indosso con una cintura perché poi devo chiuderla. Il fatto che io di indossarla con la cintura vuol dire che quello che indosso sotto deve essere qualcosa che sta bene con la cintura in questione, perché comunque io poi la cintura la tolgo, cioè non so, sono in giro, ho la cintura che chiude il cappotto, quando entro dentro e mi tolgo il cappotto, la cintura ovviamente la devo mettere addosso, perché non è che vado in giro con la cintura sotto braccio. Questa è una cosa che faccio comunque spesso prescindere, perché a me piace comunque aggiungere cintura ai cappotti o ai blazer, per cui basta fare attenzione che quando ti togli la giacca, la cintura sia utilizzabile anche con quello che hai sotto. L'ho utilizzata varie volte con una cintura nera, quindi con del nero, che secondo me stava molto bene, però vorrei fare qualcosa di più tono su tono, anche perché cercando... nel mio armadio ho visto che ho dell'arancio, un completo arancio che ci potrebbe stare bene, per cui penso di orientarmi più verso il marrone con queste tre cinture. Questa è vintage ed è elasticizzata e ha la fibbia abbastanza ampia, questa è di Shein con la stampa cocco, abbastanza classica, altina ma classica, oppure questa che è un pochino più chiara di Primark con un po' sfoderata. Secondo me questa è un po' più carina perché crea meno contrasto, quindi vorrei provare con questo, anche perché secondo me sta meglio con il completo. E poi pensavo a degli stivali, quindi ce l'ho abbastanza chiaro in questo caso l'outfit, tutto sul taglio del marrone e dell'arancio direi. E il completo che ho in mente è questo qua, questo è un completo di Shein con gonna, tubino e maglione, che secondo me si sposa molto bene con questo. Con questo cappotto i colori non sono uguali, però sono in tonalità e sono entrambi caldi, per cui secondo me stanno molto bene insieme. Ed ecco, questo è il completo di Shein, mi piace moltissimo, io ho inserito dentro la maglia, perché così ti finisce un po' di punto vita, e poi così quando metto la cintura qua dal fascione si vede. Mi piace anche un po' bilanciare un pochino, perché appunto questa comunque ha delle spallone. Ok. Ora, accessori e scarpe, io vado con degli stivali alti, e quindi il bordo dello stivale va a superare il bordo della gonna, per cui volendo potrei metterci sotto anche dei leggings se ho bisogno che sia un outfit un po' più pesante. In questo caso io non metto niente perché tanto sto in casa, insomma non mi serve che sia anche funzionale, però potete tranquillamente mettere dei collant o appunto qualcosa anche di più pesante, perché tanto poi non si vede, non si vede sotto, non importa il colore. Ed ecco qua con la cintura che c'è, insomma si vede ma non è troppo nell'occhio perché ho scelto appunto il colore un pochino più chiaro, e con gli stivali, questi sono degli stivali di Ulla Popken. Se avete bisogno di stivali con polpaccio largo date un'occhiata, perché si trova sempre, ci sono tantissimi modelli
spesso non sono disponibili perché vanno sold out in fretta, ma arrivano spesso anche rifornimenti. E quindi niente, mi piace comunque che il bordo della gonna copra lo stivale. Ora mettiamo la giacca. Ah, giusto, non l'ho detto, ho messo anche questi gioiellini, sono di Anna Luisa, mi piaceva questo al cuoricino, e quindi ho messo la collanina e gli orecchini in tinta. Mi piace perché comunque con la maglia girocollo la collanina viene, scende un pochino, e poi comunque si vede anche quando la giacca è chiusa, per cui mi piaceva questo tocco d'oro. E voilà! Vai, mi piace molto questa... il fatto che di usare una cintura per chiudere il cappotto. Ora, borsa, ho due soluzioni. Ho detto che ho due soluzioni, ma in realtà ho già deciso. Questa è vintage, l'ho presa a un mercatino, un cocco marrone, che comunque mi piace che non sia uguale agli stivali e la borsa, crea un po' di movimento. Ma penso che andrò con questa, che è artigianale, fatta da La Bonin. Mi piace di più perché appunto gioca un po' con i colori dell'arancio, tra l'altro questo arancio della cinta è identico a quello del cappotto, c'è del nero ma non mi interessa, penso che andrò con questa. E questo è il look finito. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ah, questa è una camicetta estremamente leggera. Questa magari vedo se riesco a utilizzarla con qualcos'altro, perché questa è abbastanza leggerina, per cui in realtà poi l'outfit messo su, cioè questa praticamente secondo me non si vede neanche, quasi neanche, quindi adesso la tiro fuori. Questa l'ho presa da Umana Vintage, mi piace un sacco questa fantasia. Questa è la camicia, quella che secondo me è talmente brutta che fa il giro e diventa fighissima. Mi è un po' stretta dai fianchi, ma non mi interessa perché io poi la metto dentro. E guardando nell'armadio, cercando di tirar fuori i colori che avevo nell'armadio, mi sono orientata sull'azzurro e sul blu in particolare. Avevo anche del verde, ma ho deciso di buttarmi sul blu principalmente, ma anche poi magari il verde. E guardando tra quelle cose che ho, ho tirato fuori questi pantaloni e questo completo. Questi sono di Ulla Popke e sembrano, forse sono chiari, cioè mi sembrano più estiva come cosa, quindi così. Oppure questi che sono un pelo più scuri, che sarei forse più dell'idea, e sono a palazzo, che è a vita molto molto alta, che secondo me con questo genere di camicia ci potrebbero stare molto bene. Poi magari metto il tacco. Non sono convintissima di usare la giacca, potrebbe essere un'idea, ma l'altra idea che avrei è di mettere questo maglione e quindi di far uscire solo il colletto. Quindi adesso proviamo queste tre cose qua. Questi con i pantaloni pantapalazzo, che mi piace molto. Poi magari mettiamo le scarpe, le mettiamo verdi, quelle che ho messo anche prima di Shein, o blu, però sempre col tacco, dopo magari le proviamo. Ora, avrei la giacca del completo, che potrebbe anche essere carina come idea. Vediamo. Magari lasciata... dai, non ci sta male. Dai, non è male. Tiriamola aperta, giusto solo per farla vedere un po' di più, perché in realtà sta bene anche aperta. È un po' la febbre del sabato sera. Proviamo però anche il maglione sopra, quindi col maglione verde sopra e il colletto che esce. E questa è l'altra opzione. Allora, a parte il fatto che ho dovuto chiudere, cioè perché il colletto sta bene, ho dovuto chiudere fino all'ultimo bottone e mi ha un po' stretto. Però, e poi che si vede che la camicia era fatta a mano perché il colletto non è proprio perfetto. Però devo dire che così mi piace, cioè è comunque una combinazione abbastanza strong, ma mi piace parecchio comunque, quindi penso che andrò con questo perché mi sembra un pochino più portabile del col completo. Mi piace molto. Sì, la camicia è giusto un pelino stretta di collo, però se la lascio aperta non dà la stessa idea, mi piace di più così. Poi ho messo questi orecchini che sono realizzati in paste polimeriche e resina da Art by Jazzy, e le scarpe. Il matchy matchy è carino, questo col verde così che spunta giusto un attimino con lo stivaletto. Dai,
facciamo matchy matchy. Vado con gli stivaletti di Shein. E voilà! Questo è il look finito, fondamentalmente di vintage, cioè se no giusto il colletto che spunta appena appena. Però